Perché stasera sono qui? Perché voglio capire chi sono. Ho indossato i panni di un boss per arrestare i cattivi, fingendomi uno di loro, di avere autentici momenti di schizofrenia. A volte non ricordavo più se fossi Don Riccardo, il boss, o il colonnello Iannone, il buono o il cattivo, Dottor Jekyll o Mister Hyde. Recitavo una parte, come un attore, solo che se l'attore sbaglia può ripetere la scena. L'infiltrato no, l'infiltrato se sbaglia muore. Presentare questo libro di Angelo Iannone, che qui alla mia destra lo avrete riconosciuto abbondantemente dal filmato proiettato poc'anzi, Aspettando Giustizia, che è un libro, primo libro completo sulla vicenda di Luca Orioli e di Maria Rosa Andreotta, i due ragazzi uccisi, poi diremo perché. Noi parliamo con questa certezza, diciamo, nostra convinzione personale, uccisi in questo posto dello Ionio Lucano, che è Policoro. Noi condurremo così questa nostra chiacchierata, questa conversazione che parlerà di questo libro, che, voglio dire una cosa proprio preliminare, brevissima, è scritto bene. Di nuovo noi pensiamo che i carabinieri sappiano scrivere. E quando gli allori vengono fuori con questo libro, io ti avrei silenzioso, Luna, o non sei carabiniere, non sei. Invece devo dire che è scritto bene, una scrittura pulita, un libro ben fatto e una ricostruzione soprattutto poi fatta anche, certamente è una verità romanzata, come si dice, non poteva dare a tutti i nomi che tutti hanno, alcuni dei protagonisti hanno i loro nomi, altri no. Perché in un certo momento, con tutti i guai che avevi pure, tu hai deciso di occuparti in questo modo, in questo caso? Ma forse avete sente? Ok. Siccome avevo risolto dei guai, non ci sto bene senza, quindi proviamo a infilarci in altri guai, no? A parte gli scherzi. E io mi trovavo una sera, vi racconto questa, mi trovavo una sera a Paternò, cioè a Policoro, chiedo scusa, con Paternò però, quindi Paternò Centro. Paternò aveva organizzato a Policoro, ci teneva molto ad organizzare a Policoro la presentazione dell'altro mio libro, Eroi Silenziosi. Dopo la presentazione del libro mi racconta questa storia, me la racconta così come si racconta una storia passata che sicuramente a lui ha procurato delle amarezze, perché io ritengo che sia indegno di un paese civile che un investigatore e addirittura un intero gruppo di investigatori possano essere infangati, diffamati, fino al punto da ottenere il loro trasferimento soltanto perché hanno fatto bene un'indagine e hanno cercato di portare alla luce una verità. Questa storia mi colpisce molto e decido di scriverla, prima di tutto di documentarmi, perché per quanto conoscessi bene Paternò, io sono abituato per deformazione professionale a documentarmi sulle carte, ovviamente avendo il vantaggio di leggerle come le sa leggere uno che quelle carte le ha trattate per tanti anni, cioè ho fatto sempre indagini, quindi così come i giornalisti sono abituati a leggere gli atti giudiziari, forse gli investigatori sono abituati a leggere ancora un tantino meglio dei giornalisti, no? E quindi man mano che ho letto quelle carte mi sono impressionato, devo dire, impressionato perché non riuscivo a rendermi conto che si potesse arrivare a tanta spudoratezza, È capitato anche a me in passato di vivere delle situazioni non del tutto trasparenti, dove uno dice non capisco perché faccio questa indagine, a chi sto dando fastidio, in fondo sto facendo
solo il mio dovere, no, sto cercando soltanto di... invece c'è sempre, in alcuni ambienti, in Sicilia e in Calabria, si pensa sempre che tu, se fai qualcosa, la fai perché ce l'hai con qualcuno, perché quel qualcuno è amico di quell'altro, quindi tutti questi meccanismi contorti e strani. Invece semplicemente uno cerca di capire con grande onestà intellettuale, perché questo deve sempre essere la prima dote di un buon investigatore come di un buon giornalista, l'onestà intellettuale. Va bene, cioè il dubbio metodico, e se fosse andata invece in quest'altro modo, cioè se lo deve chiedere sempre, no? Va bene, il dubbio metodico va bene, ma per arrivare alla verità è necessario lasciare quindi dubbi, è necessario che nessuno ti rompa le scatole. La gioia hanno avuto a dover dire le cose che io ho gridato per una vita e che nessuno ha pensato mai fossero veramente, perfettamente vere. Tutto questo ha dato conferma ad una lotta che non si vuole fermare, perché quando la lotta non si ferma, la lotta di una madre, io credo che delle ragioni ci siano, e non è soltanto l'amore materno a rendere la madre così ostinata a voler sapere la verità, ma è la lettura di quelle carte che chiunque ha letto, così come Angelo Iannone ci diceva prima. Scusami, e quindi dicevo, quando Angelo Iannone ha letto quelle carte, non poteva non rimanere colpita da questa... Folgorata. Sì, folgorati proprio da questa disumanità, da questa non professionalità, da questa attività investigativa inesistente. E quando si è madri, tu esigi che anche il capello, come nell'attività investigativa, che si rispetti, no? Lì anche un capello ha la sua importanza. Qui invece abbiamo avuto milioni di occasioni, di elementi gravi, gravissimi, enormi, però ogni cosa è rimasta al suo posto, tant'è che si va avanti e dietro con un balletto indecente e vergognoso. Una di queste reazioni importanti, che è lì, pari pari come ve la dico adesso, fu del ministro della giustizia, allora era Piero Fassino, che nel 2000 in Parlamento disse: è evidente come questa indagine è stata fallimentare per l'assenza di indagini, è evidente come questo caso non sia stato risolto perché indagini non sono mai state fatte così come avrebbero dovuto essere fatte. Questo lo disse il ministro della giustizia. Uno dei protagonisti di questo libro, Padre Globo, sei tu, e ne esci fuori molto bene, ma non perché Angelo Iannone sia amico tuo, perché da quello che tu hai fatto, anche quando io non conoscevo Iannone, anche quando io non conoscevo te, ho visto quello che hai fatto. E io magari così un carabiniere come te lo vorrei, come nei romanzi di Soldati, no? Di Mario Soldati, i romanzi del maresciallo, lo vorrei che stia nel mio quartiere, che stia vicino a quello, non grande simpatia, diciamo. Iniziai a occuparmi di questo caso una mattina del 94, tornavamo da una delle tante operazioni che conducevamo nei confronti dell'organizzazione criminale che operava in quella zona, e io, come ogni mattina, notavo in sala d'aspetto una persona distinta, paziente, con una cartellina sotto il braccio. Veniva sempre verso le 9, 9 e mezza di mattina, attendeva fino a mezzogiorno l'una di essere ricevuto da qualche investigatore. Nessuno lo riceveva perché chiaramente le attività investigative erano al massimo livello, non c'era tempo. Senza lamentarsi, gli metteva la cartellina sotto il braccio e se ne tornava a casa. Il mattino dopo stava di nuovo là, il mattino dopo ancora. È chiaro che uno che appunto è sbirro, a questa deformazione cerebrale, si chiede: ma questo signore chi è? E così chiesi ai componenti del gruppo operativo chi era quella persona, e conobbi Pino Rioli. Pino Rioli, il quale non accettava assolutamente, era convinto che la causa della morte del figlio non poteva essere la corrente elettrica. Tra l'altro, è andata pure male a chi architettò questa,
questa teoria, perché Pino Rioli era un perito elettrotecnico. Quindi la prima domanda che si pose una volta superato il dolore della perdita del figlio, di vedere il figlio cadavere all'interno della vasca da bagno, dopo che gli fecero credere che la causa della morte era quel caldo bagno da cui era partita il fulmine, perché si parla di morte per folgorazione, una volta superato il dolore si fece una domanda banale: ma se è partita una corrente, una scossa elettrica così potente, tale da causare la morte di due ragazzi, ma può essere che non è scattato il salvavite? C'è un salvavite in questa casa? C'è, esiste. Perché non è scattato? Una domanda banalissima. Io non difendo la mia categoria, che sia chiaro. In questo libro è raccontata una non indagine, un tentativo disperato di una squadra di sbirri che cercava in tutti i modi di far aprire un caso, di avviare delle attività investigative, e dall'altra parte una caparbia volontà di continuare a sostenere consulenza dietro consulenza, una più sbagliata dell'altra. Ho usato il termine sbagliata per le altre consulenze, per chi mi sta registrando, non falsa, sbagliata, una più sbagliata dell'altra, con la volontà decisa di non aprire un'indagine, di non far capire cosa c'era dietro la morte di quei due ragazzi, qual era la verità. Su queste volevo semplicemente che il pubblico dedicasse un applauso a questa squadra meravigliosa di carabinieri. Quando scoprete, io voglio raccontare un episodio che non è un episodio minimo. Un giorno era il 2009, quindi subito dopo, quando ci siamo occupati del Corriere, era il Festival del Giornalismo di Perugia, per parlare di queste cose, di giornali, di giornalismo, queste cose più o meno inutili che facciamo. Ed è venuto un ragazzo di una certa età, a un certo punto alle mie spalle, mi ha così chiamato. Io non so se è ancora, se è qui, spero che sia qui, e mi ha detto: ma tu sei dubbio? Sono girato, ho detto sì, perché commettendo già un errore, già un errore, io un gravissimo errore con ti sparo, ma questo non è che... Cioè, io sono il tu hai scritto un sacco di calunnie. Ah sì, ne scrivo tante. Su mio zio. Ah, e chi è tuo zio? Don Salvatore De Pizzo, il prete, l'altro protagonista di questa storiaccia. Cosa avevo scritto per incenerare questa, cioè, fino a Perugia, va a Perugia, questo viene da Policoro, arriva a Perugia e dice: tu sei quello che... Ah sì, perché? Avevo scritto quello che poi Angelo riporta in questo libro, quello che Paternò sa meglio di tutti, e cioè che questo prete, poi Ovidio ci dirà se è vero o no, va un giorno da lei e dice: le lettere che si sono scritti Luca e Marinosa e tutte le lettere personali, è meglio che tu, che voi le distruggiate, che queste cose non vengano fuori. No, però è una idea come è andata a finire con quella di quello che mi ha detto. E quindi dice: tu hai scritto queste calunnie. Ha alzato un po' la voce, ha detto: chiedo scusa, perché non te ne vai a fare il culo? Mi ha capito che non ero proprio un giornalista, diciamo, che non ero proprio educato, e quindi ha fatto bene ad andar via. Quindi se... Allora, Salvino Paternò, quando non c'era al tempo delle lettere, perché la storia delle lettere è accaduta nell'immediatezza dei fatti, quando cioè ci è arrivata la valigia da Milano di Luca, con tutti i suoi libri, con tutti i suoi scritti, con tutte le sue robe, insomma. E quindi allora ci siamo resi conto che c'erano delle lettere della ragazza, e allora abbiamo pensato che Luca avesse risposto a quelle lettere, e quindi chiedevamo conto di queste lettere, anche perché non trovavamo il diario di Luca.
avevamo trovato tutte le agende di tutti gli anni tranne quella dell'87. E così, e trovavo al posto di quella di Luca, trovavo quella della ragazza, perché era andata a Milano a febbraio, quindi gli aveva preso la sua e aveva lasciato invece la sua Luca. Quindi chiedemmo lo scambio dell'agenda e chiedemmo la restituzione delle lettere. Fu allora che il prete, la cosa grave è che neanche il prete è venuto da noi a chiederlo. Allora Salvino Paternò non c'era, quindi noi sapemmo la notizia da un amico che ora è parente di questa famiglia, quindi questo amico è venuto a dirci che il Don, permettetemi di rimanere al Don, aveva detto a questi due ragazzi, se li era presi sotto braccio, e aveva detto le lettere dei ragazzi vanno bruciate perché è la privacy. Uno dei due rispose, ma a me pare più giusto chiedere alla famiglia se le vuole bruciare. Noi invece che chiedevamo queste lettere, non ci sono state mai restituite tranne due. Due su cui c'è la dichiarazione d'amore di Luca, insomma, tutto sommato. Le altre, delle altre e dell'agenda di Luca, nessuna notizia. Quindi quest'uomo si è presa la briga di decidere per noi ciò che non andava deciso che da noi. Eravamo noi i genitori, erano in quelle lettere gli ultimi tratti di vita di Luca. Erano lì i segreti di tutta la storia che poi non è venuta fuori perché è cancellata quella notte, ragione per cui si chiede ancora oggi il diritto all'oblio. Non so se ho reso l'idea in breve di che cosa ho dovuto subire, abbiamo dovuto subire fino al punto di morire, ma io non posso morire perché Pino e Luca li voglio viva. Per loro e la forza che ho mi viene esattamente da questo. Poi volevo dire ancora che io ho dimenticato prima di ringraziare l'editore qui presente stasera che ha avuto tanto coraggio a pubblicare questo libro, perché vedete, fare il proprio dovere ed essere solidali oggi si fa fatica a farlo. Si fa fatica ad essere solidali, ad essere dalla parte dei buoni, perché io queste persone non le conoscevo, non ho avuto parte in questa storia. Ecco, questo vi dice che anche la storia delle lettere, io non ho partecipato a questa cosa. Quindi ringrazio anche Carlo Pulpio che per aver trattato questo caso ha subito e subisce ancora, ma non è stato l'unico. Quindi anche Paternò, tutti quelli che si sono avvicinati a questa storia sono stati denunciati, hanno pagato, hanno in tutti i sensi, cioè se voi avete notato anche le televisioni hanno spento i loro riflettori, temono tutti di essere denunciati, ma questa storia va avanti da sola. Perché la storia del cuore è la storia dell'umanità, è la storia della vita, è la storia che sorregge il mondo, è la storia che deve salvare tutta la vita degli altri che sono in vita e che quindi deve andare da sola e va da sola, nonostante tutti i tentativi di volerla affossare. Non vi dico quanto, forse non mi basterà la vita per poterglielo dire, e sono riconoscente tanto anche ad una donna che è qui, Chicca, si chiama Chicca D'Alessandro, quella che ha accompagnato tutte le mie vicende quando ero al cimitero a incatenarmi, quando ero dinanzi, cioè tutte le operazioni ero da sola, le operazioni fatte a Policoro, vi assicuro, Chicca lo può confermare, non c'era nessuno di Policoro. Io ero da sola.
C'erano i due di Bernarda, c'era Chicca e non c'era più nessuno, qualche giornalista e basta. Cioè, vivere questa storia di solitudine, rafforzarsi nella solitudine, io vi dico che è un miracolo d'amore del cielo, è un miracolo d'amore di Luca, di Pino, è un miracolo d'amore della verità, cioè la verità che va avanti da sola e andrà avanti da sola e troverà tanti Angelo Iannone, tanti Salvino Paternò, tanti Carlo Mugno, tanti Nicola Piccenna, perché Nicola Piccenna ha pagato caro il suo coraggio, forse lo paga ancora. Pensate, ha avuto 240 denunce, 240. La vita la sta passando a difendersi. E allora io mi chiedo che stato viviamo, e ritorno a quello che dicevano loro, in che stato viviamo, non lo so. No, va bene, lo dico, la Sperry, una casa, autorevole casa editrice, va bene, gli editor hanno apprezzato molto il libro, poi mi richiamano dopo un po' di tempo dicendo che la casa editrice non era disponibile a pubblicare il libro, per ragioni ovviamente che non mi sono state spiegate. Io ovviamente non potevo fare altro. Un'altra casa editrice con contratto firmato a distanza di mesi, probabilmente dopo aver letto il libro, va bene, sono spariti, cioè non hanno più dato risposta, non hanno più dato segni di vita, cioè non rispondevano alle mie mail, non rispondevano alle mie telefonate, completamente spariti. Mi sono ritrovato, infatti, per fortuna ho trovato una casa editrice coraggiosa, quindi un editore coraggioso. Presidente onorario del Premio Rosario Cretino Antonino Saetta, voglio segnalare che questo libro porta una fascetta che è quella del Premio Rosario Cretino Antonino Saetta 2015, che è stato conferito ad Angelo Iannone. Tanto il suo servizio allo Stato, tanto con questo libro al servizio della verità. Grazie Angelo. Quindi un primo risultato c'è. Quando lei parlava della perizia, il perito è stato Valesce, lei lo ha fatto nel 94, 96, noi 2 anni fa abbiamo riportato delle cose da lei dette. In 14 domande che Libera ha posto e che a cui nessuno mai ha risposto, tra cui proprio la perizia accertata da voi carabinieri e fatta prescrivere dalla procura, quindi non si è mai proceduto nei confronti di Santo Valecce, come di quella persona molto vicina a Luca, un amico di Luca, su cui poi la stessa procura, che non chiede spiegazioni a Valecce perché ha falsificato quella perizia, decide di non procedere nei confronti. Noi abbiamo fatto un manifesto, a Matera l'abbiamo riempita, a Policoro ce li hanno strappati tutti, come appena li abbiamo messi, naturalmente pagando, cioè ha fatto il comune, l'hanno lasciato solo ad una parte perché c'era una videocamera. A distanza di 20 anni. Grazie.